Ancona Giorgio, sono nato Arpi il 23 dicembre del 35. Mio papà faceva l'infermiere, doveva sempre essere là in fondo all'imbocco della galleria, che se capitava qualcosa bisognava andare dentro subito. E mia mamma, c'era dei bambini lì, allora li faceva a scuola perché nessuno gli insegnava niente per lasciarli andare in giro. Ma erano i figli degli operai? Sì, figli degli operai. Stavano lì tutti i giorni da solo perché le mamme non erano, ce n'era di quelle che andavano lì a fare le cuoche per gli operai. Cosa faceva mentre i suoi genitori lavoravano? Stavo lì, andavo lì con gli operai perché mi chiamavano tormenta. Allora loro, per stare lì da soli, allora mi chiamavano, giocavamo a un pallone. E perché la chiamavano Tormenta? Perché non dormivo né giorno né notte. E i suoi genitori erano contenti? Contenti, sì. Io per dormire allora, da che sono nato, ho detto sempre o pianto, o gridato, o ho fatto di tutto, ma meno che dormire. Ho abitato un paio di anni su Arpi, poi mio papà era stufo di star su, allora siamo venuti giù, siamo andati a abitare al Puité, così lui andava su e mia mamma stava lì. Quest'anno parteciperà al calendario dell'Avvento di Morgé. Ci saranno anche i suoi video che parlano della sua storia. Sì. Quindi la ringraziamo. Sì, Grazie. grazie.